Allora, no, ecco, questa era una delle cose che volevo, su cui volevo riflettere con voi che fate questo lavoro, no? Cioè, l'assurdità di sta cosa, cioè, in un mondo in cui ormai il DJ, i dischi non si riporta più dietro, e in cui ci sono dei software che ti fanno in un secondo quella cosa lì, non si possa fare, perché? Perché semplicemente loro non si vogliono. La resistenza a quello che dicevano all'inizio, cioè la resistenza all'innovazione. Non è uno standard. Sì, ecco. Esatto. Beh, allora, anche lì non è che sia tanto difficile. Crei sul sito una sorta, quei famosi servizi digitali, servizi online che ci sono, crei una sorta di diciamo profilo DJ, dove lui, in quanto DJ professionista, si fa nome e cognome, si logga, e lo standard è online. Cioè, una volta che una roba è in XML, stai tranquillo che di là abbiano un software o un altro, XML è, cioè, quindi immagino che questi software possano estrarre un banale testo, un CSV o un XML, no? Quindi non meniamola, che bisogna un attimo sbattersi e farlo, e lì prendi un informatico, cioè non ci vuole, capito, la Cisco System che ti fa una roba del genere, prendi un'azienda informatica, fai una gara, chi vince ti fa il sistemino su cui si può caricare il programma musicale, che sia del DJ o che sia anche del gruppo musicale, stessa cosa. Comunque, vabbè, detto questo, hai avuto il piacere di avere il tipo della CI che ti viene a registrare, o non hai ancora provato questa ebbrezza? Sì. Il quale non ne frega niente in realtà della musica che stai mettendo su, no, lui registra e poi va a casa semplicemente a verificare che i tuoi brani che tu hai scritto, che i brani che tu hai scritto sul Bordereau siano effettivamente quelli che tu hai suonato, che sinceramente vorrei capire come fanno, soprattutto con un certo tipo di musica, cioè non so tu che musica suoni, però musica jungle, house di un certo tipo, dove buh, cioè, a volte io non mi accorgo neanche se ha cambiato un pezzo o un altro, cioè, voglio capire il tipo della serie. Io mi immagino sempre il tizio di Lodi che ha 60 anni, che fa al pomeriggio, vende, non lo so, cioè, che questo qua che si mette lì con la musica house e si fa tutta la scaletta e se la controlla, cioè anche lì arrivo, anche lì basterebbe un software, una cosa dove se Shazam lo fa, a livelli più alti, sono software un po' più rinomati, sui server di Google e YouTube lo fanno, se hai, si potrebbe dotare di un sistema del genere, per cui tu mandi, che ne so, il tipo che viene registrato ti manda l'estratto della registrazione, in automatico fanno il match, vedere se, ok, difficile da fare, a me non sembra, bisogna aver voglia di farlo. Il problema qual è? Adesso siamo arrivati verso la fine, cioè il problema di fondo è uno, è molto triste, però è così, cioè che siamo in una situazione attualmente in cui non solo in materia di diritto d'autore, ma in generale in Italia, in cui probabilmente ci sono dei problemi talmente più urgenti, più seri, per cui il diritto d'autore, ahimè, rimane un po' indietro, io lo ammetto, cioè è la mia materia, quindi a me spiace, però nell'ottica del politico, che ci sono le famiglie che non mangiano, gli operai che rimangono, cioè, capisco che questo diventi un po' l'ultima delle esigenze, quindi rimane un po'. Dicono, vabbè, tanto è un ente associativo, hanno la loro, lasciamoli autoregolamentarsi, no? Penso che l'approccio sia un po' quello. Scusa, a proposito, sì. Negli altri paesi? No, negli altri paesi meglio. Certo, va meglio, tant'è che adesso io non sono, ammetto di non essere a conoscenza di come funziona di preciso la CIA tedesca, la CIA svizzera, la CIA inglese, fatto sta che non sono pochi i musicisti, gli autori italiani che si scrivono là, pur pagando di più, cioè, molti dicono, guarda, io piuttosto pago di più, piuttosto ricevo i bollettini in tedesco, perché poi quello è, cioè, ti arrivano le cose in tedesco, perché se hai a che fare con l'azienda, ad esempio il caso di Creative Commons, che è quello che vi faccio vedere adesso, c'è una delle consorelle delle Collective Society europee, che è quella olandese, la Buma Stemra, che è l'unica che consente la convivenza tra gestione diciamo con Collecting Society e gestione, autogestione CI, scusate, autogestione Creative Commons, vuol dire che tu, pur essendo iscritto all'associazione, puoi comunque decidere che alcuni brani, alcune opere le licenzi tu liberamente con una Creative Commons. Quello lo fanno, perché loro sì, noi no? Perché semplicemente quando il gruppo di lavoro di Creative Commons Olanda si è messo a parlare con quelli della Buma Stemra, si sono trovati, hanno capito e hanno detto, beh, proviamo. Quando l'hanno fatto in Italia, perché l'hanno fatto nel 2009, è stato aperto questo tavolo di trattativa tra il gruppo di lavoro Creative Commons, che sono quelli di Torino, del Nexa, che sono quelli che hanno in mano il progetto, e la SIAE, sì, dopo si sono incontrati due o tre volte, poi la cosa si è persa. Se andate sul sito di Creative Commons Italia trovate, c'è il report in cui dicono
cacchio, eravamo arrivati bene, avevamo fatto un bel lavoro, eravamo pronti, e poi i tizi non ci hanno più ricevuto, hanno avuto altri problemi. Poi vai a vedere, è stata commissariata per 2 anni, il presidente è ancora vacante, l'assemblea è stata una rissa totale, l'ultimo, quindi insomma capisci che poi i problemi che hanno sono ben più grossi, e per loro Creative Commons sì, dicono sì Ciccio, va bene, ok, ci penseremo, però probabilmente non è nelle nostre priorità, e da un lato posso capire. Vabbè, quindi chiuso il discorso del bordereau, arriviamo appunto a questo. In realtà questo è un off topic, perché non ha molto a che fare con la questione burocratica, però so che è un tema molto caldo, allora ho detto dedichiamoli 5 minuti alla fine. Qual è la questione di fondo? L'incompatibilità tra la gestione SIAE e l'applicazione di licenza Creative Commons. Tutto il nocciolo della questione dov'è? È nel concetto di autogestione dei diritti, cioè l'applicazione della licenza Creative Commons è una forma di autogestione dei diritti. Cioè tu, autore, titolare dei diritti, decidi di non affidarti ad un circuito di intermediazione, ma dici io scelgo una di queste 6 licenze, quella che preferisco di queste 6 la applico direttamente all'opera, e da quel momento in poi la licenza regolamenta la gestione dei diritti, punto. E quindi mi sono autogestito. Questa cosa si può fare, ma non da iscritto SIAE. E questo perché? Perché c'è una norma che non lo permette, e questa norma è nel regolamento SIAE. Ovvero, per effetto della protezione assunta dalla società, è vietato all'associato, quanto al territorio e ai diritti per i quali la società ha competenza in relazione al mandato esclusivo conferitole, di rilasciare direttamente permessi di utilizzazione. Cioè, in queste parole c'è già tutto. Se tu sei associato a SIAE, nel momento in cui sei associato accetti ovviamente le norme dello statuto e del regolamento, anche se a titolo gratuito fa niente, non ci interessa. Quindi tu forme di autogestione non le puoi fare, e non puoi nemmeno percepire tu direttamente o in parte i compensi previsti dalla società in corrispettiva delle utilizzazioni consentite o avvenute, oppure di rinunziarvi, oppure di ridurne l'ammontare. Questo è comprensibile, perché loro dicono insomma noi ci sbattiamo per fare i tuoi interessi e poi tu ci fai concorrenza parallelamente facendo tu la stessa attività, allora non ha più senso che ci paghi la quota a noi. Quindi questo da un lato ha un senso. Il problema della licenza Creative Commons è che alcune licenze Creative Commons, quelle che hanno la cosiddetta clausola non commercial, in realtà consentono la convivenza di una gestione, cioè tu puoi dire io rilascio in Creative Commons alcuni diritti, gli altri me li tengo e quelli li do in gestione SIAE. Fagliela capire sta cosa, che in realtà non è difficile, ma probabilmente anche lì non è che non l'ha capita, perché quando io ho parlato con qualcuno di SIAE, cioè loro sanno benissimo come funziona, è che probabilmente hanno talmente altre cose prioritarie che questa cosa qui è finita veramente in fondo. E poi comunque vai anche a toccare, insomma apri una breccia, no? Cioè è delicata come cosa, vabbè, fai una cosa innovativa, però da un lato apri una breccia, la gente comincia a dire ah vabbè, ma allora si può fare le cose, perché poi c'è anche molta ignoranza anche sul discorso Creative Commons, la gente non capisce, la gente pensa di utilizzare una Creative Commons, di fare una cosa invece ne fa un'altra, quindi vai a toccare delle questioni un po' delicate, per cui anche lì vince il conservare piuttosto che l'innovare. E poi appunto l'altra norma, in realtà non è solo questa è quella che ci dice sostanzialmente che è vietato fare un'attività in concorrenza con la SIAE se sei associato. L'altra norma è questa, che nel momento in cui sei associato tu sei obbligato a dichiarare, attenzione, non a depositare, a dichiarare le opere alla SIAE. Quindi non puoi dire vabbè, io il primo CD lo faccio con SIAE, il secondo faccio il figo, faccio Creative Commons e non glielo dico neanche, se no, perché già quello è in violazione, ok? Perché l'articolo 2,3 dice che l'associazione comporta l'obbligo di dichiarare tempestivamente, un po' di ah no vabbè, ma il libro, il CD l'ho pubblicato, però ma sì, ma ve l'avrei detto, no, tempestivamente, quindi subito, nel momento in cui tu hai creato una canzone, un brano che intendi destinare alla pubblica utilizzazione, cioè se tu lo suoni a tuo figlio per addormentarlo probabilmente alla scena non ne frega niente, però se hai pensato di destinare alla pubblica utilizzazione, in quel caso sei obbligato comunque a dichiararlo. Quindi il rapporto con SIAE è monogamia totale, cioè monogamia molto gelosa, cioè no, tu sei mio. Anche se poi non consente SIAE di gestire i diritti e i proventi? Allora, no, l'unica breccia che si è aperta è quella sui diritti relativi allo streaming online, cioè tu puoi tenere separata quella parte lì, cioè tu puoi decidere di avere un tuo sito, un tuo MySpace e licenziare separatamente i diritti per l'ascolto online YouTube sì, quello che fa, anche se okay.
anche se l'unica cosa che ti consentono di fare, anche lì devi compilare, fare, avere un'autorizzazione specifica, loro prendono in valutazione il tuo caso. L'unica cosa su cui sono riusciti, diciamo, a ammorbidirsi un attimo. Anche lì non è un ammorbidirsi, è perché ci sono state pressioni da parte di alcuni grossi nomi, diciamo, autori, che avevano interesse a fare un'attività parallela che era più remunerativa rispetto a farla attraverso i canali SIAE. Ok, perché? Perché sono arrivati gli intermediari, quelli grossi, iTunes, Google, questa gente qua, no? E te li vedi questa gente qua che sta ai tempi e alle burocrazie di SIAE. Allora, gli autori che possono andare anche all'estero, i grossi, dicono, insomma, io mi perdo tutta una fetta di guadagni possibili perché devo stare ad alcune formalità e scocciature che mi impone SIAE, allora pressione all'interno della SIAE, essendo questi nomi grossi, sono riusciti a cambiare le cose, tutto lì, cioè, non pensiamo che sia stata un'innovazione diciamo dettata dall'illuminazione, che bello, no, c'erano delle esigenze commerciali specifiche e quindi questa è stata una scelta che ha portato, però da un lato ha portato vantaggi anche per i piccoli. Tu sai che se hai un tuo MySpace, un tuo sito e hai vendi la pubblicità sul sito, poi quella cosa lì in realtà tenerla separata, ma solo quella. Creative Commons non rientra, perché comunque Creative Commons non fa distinzione di usi. Se tu apri una licenza Creative Commons alla tua opera, è la licenza sull'opera, non sull'opera online e poi se la tiri giù, no. Se sei sul CD, non funziona, esatto, non funziona. Cioè, tu non puoi applicare, cioè, sì, una licenza che non sia. Puoi prendere la licenza Creative Commons, cambiarla e dire che funziona solo per il web, però non la puoi più chiamare Creative Commons, perché Creative Commons è molto fermo su questa cosa. Cioè, le licenze le prendete così come le lasciamo noi, perché sennò se tutti si cambiassero le licenze, non sono più licenze Creative Commons. Le licenze Creative Commons sono anche portatrici di un modello e anche di una filosofia, no? Quindi le 6 licenze sono quelle lì. Tu lo vuoi cambiare, lo vuoi adattare, Creative Commons te lo consente, ma basta che non la chiami più, la chiami licenza Simone Riprandi, la chiami licenza Open, non so, in un altro modo. Comunque arrivo, perché qua siamo alla fine. Io vi ringrazio per l'attenzione e, diciamo, se volete fare un po' di domande, siamo rimasti perfetti nell'obiettivo delle 8:30, e qua ci sono anche i miei riferimenti. Beh, in realtà la maggior parte delle facce le conosco, però chi mi vuole seguire, cercare, a me fa piacere. Diciamo che lo strumento forse più potente è il gruppo Facebook Copyleft Italia, mi raccomando col trattino, perché ce ne esiste un altro senza trattino e non sono io, e questo è, diciamo, lo strumento con cui si dibatte, si parla un po' di cose. Se no c'è Twitter, dove twitto le mie cose, i miei articoli. Non sono un gran twittatore ogni 5 minuti. Non posto le foto del mio gatto né le cose delle cose che mangio tendenzialmente, e il blog trovate un po' di cose, fra cui uno degli ultimi post è quello tratto dall'assemblea SIAE, dove c'è Nocenzi del Banco Mutuo Soccorso, che ha fatto un intervento tosto tosto, veramente bravo, nel senso che in 4 minuti ha sintetizzato quali sono i punti dolenti di questo nuovo approccio della ripartizione dei diritti. Detto questo, vabbè, anche lì andate a vedervi il filmato, inutile che ve lo racconto qua. Se avete altri commenti, se no, vabbè, se volete vedere i libri li ho portati dietro, se no ci vediamo a lezione. Avete preparato? Più o meno siamo in famiglia. Dimmi. Ho dovuto inviare una traccia, no, per uscire su un'etichetta. Mi sì. Hanno chiesto il modello 112. Scusa, una traccia? Cioè, tu hai scritto un brano? No, mio. Tuo? Digitale. Musica, no? Dance? Sì. Sì. E mi hanno richiesto il modello 112 SIAE. Scusa, tu sei anche scritto come autore? No. Infatti, sto pensando se ho la necessità di effettuare la... Mi sfugge questo modello, aspetta che lo cerchiamo sul sito. Sì, dimmi, no, qual era il problema? Cioè... Niente, mi hanno richiesto questo modello e mi hanno detto, allora, se non sei iscritto alla SIAE, quindi non puoi inviarci questo modello sul brano, prendiamo noi tutti i diritti sul brano. Questo, guarda, l'ho già beccato. Bollettino di dichiarazione. Sì, era quello che volevo aprire prima. Allora, facciamo una cosa più intelligente. Sì, perché per tutti quanti i modelli... Sì, prego, prego. Si deve aprire una finestra particolare da cui poi ti fa... No, non ha scaricato... Eh sì, perché lui ti fa... Un plugin aggiuntivo. Ah no, sì, qui è...
Ok, vabbè. Poi questa parte qua tagliamo dal filmato. Sì, ma infatti poi... spegnere la volta. C'è per caso un fonico qua in giro? Ho battuto. Ma cosa usa il campo di stasera? Tanto sì. No, questa è... Cioè, spenta frigge di più che accesa. Ok. La famosa licenza che, tu, ecco, che tutti avranno letto, immagino. Sì, sì, sempre. Vabbè, ciao. Niente. La burocrazia ci ha ucciso anche qua. Anche sul finale. Vabbè, comunque, dai, dimmi. È il bollettino, è quello che richiedono per la dichiarazione di opere. Quindi, probabilmente ti proporranno di fare il mandato, perché che altro... Cioè, se tu non sei associato SIAE, se le forme sono quelle due lì, se tu non ti vuoi associare SIAE, ti dicono compila il mandato, cioè compila il bollettino che è standard, che è quello che chiedono a tutti, sia all'associato che al mandante. E poi ti dicono versa la quota per il mandante. No, ma non me l'ha richiesto la SIAE, me l'ha richiesto proprio l'etichetta, cioè ha chiesto il modulo. Perché probabilmente te lo fa lei, però in realtà... No, ma io sono calato. Cioè, questo modulo io lo posso fare nel momento in cui sono associato SIAE. Ho associato mandato. O uno o l'altro non cambia nulla. Il discorso è che la tua etichetta vuole avere delle royalties su quello che tu produci. E per avere le royalties bisogna passare dal giro SIAE, perché in Italia, cioè, essendoci il monopolio, cioè, allora di fondo qual è il problema? Cioè, se tu sei uno che fa musica di liscio, queste cose qua, dove viene, il tuo guadagno qual è? Non è tanto i dischi che vendi, ma sono, esatto, tutta la gente che ti suona Romagna Mia nelle balere. Cioè, l'unico modo per tirare su dei soldi è avere la gente che ti compila il bordereau. Punto. Cioè, se tu sei casa dei... Quindi una cosa come la SIAE ti serve, cioè inutile. E in Italia, cioè, in un mondo ideale sarebbe averne diverse in concorrenza tra loro, così migliorano i loro servizi, abbassano i prezzi, migliorano i loro servizi e tu scegli a quale di queste affidarti perché per te è quella più appropriata. Essendo ce n'è una, quella c'è, e se tu fai quel tipo di attività da quel giro lì devi passare, perché sennò l'unica cosa che puoi fare in alternativa è il monopolio, l'unica breccia è di farlo tu in autonomia come autore. Ma tu come fai a sapere se qualcuno suona un tuo brano a Reggio Calabria, a Roma, o magari nello stesso tempo per la sera lì? Cioè, capisci? L'unico modo è passare da quel giro lì, cioè mettere un obbligo di compilazione del bordereau, e sulla base del bordereau la SIAE sa che il brano Romagna Mia è stato suonato sabato sera 25 volte, di cui una a Reggio Calabria, una a Roma, una a Milano. E te alla fine dell'anno ti arriva il resoconto di queste cose. E la tua etichetta vuole questa cosa qua, cioè vuole che il tuo brano, se viene suonato da altri DJ, finisce sui bordereau, e quindi non solo tiri sui soldi delle vendite se fate i dischi, non lo so, o se lo mettete su iTunes o... Esatto. Perché quelle sono royalties dirette che la vendita delle copie, fai un accordo di distribuzione e ti arrivano le royalties dirette, non passi dal giro SIAE. Il giro SIAE è per i proventi sulle utilizzazioni. Tutte le volte che vengono suonati, passa in radio il tuo brano, passa in radio, a te arrivano i soldi, perché la radio è obbligata a comunicare la scaletta, sì, i brani che vengono... Sempre sì, io però sono associato SIAE o... sì, perché o dai mandato, perché sennò quel brano lì non è dichiarato e quindi la SIAE non può gestire dei diritti che tu non le hai affidato di gestire. Quindi la gestione SIAE è legata a questo quanto riguarda come quello è solo per una questione di prova, punto. Cioè, circoscrivila quella, perché c'è molta confusione su questa cosa. Adesso mi è venuto in mente, parlando di radio, che c'è una cosa divertente, vabbè, ad alcuni ragazzi quello l'abbiamo già, sempre col mio amico che lavora in una radio mi parlava di un altro problema sempre legato ai bollini. Se siete stanchi, infatti, cioè, andate pure. Però era un episodio simpatico che mi diceva che loro, essendo una radio che manda anche anteprime che arrivano dall'estero, riceve molti CD in anteprima rispetto al mercato italiano, e arrivano ovviamente non bollinati, perché gli arrivano per posta da Londra, da Los Angeles, e quindi loro
boh, non hanno ancora capito cosa devono fare con questi CD, perché l'archivio si sta popolando di questi CD e in vista di un nell'evenienza di un controllo SIAE in realtà non sono in regola, perché la legge dice che qualsiasi supporto che tu importi sul territorio italiano deve essere in qualche modo bollinato. Ma che bollino gli metti? Non si è ancora capito, perché non puoi mettergli il bollino. No, all'estero non ce l'hanno questa cosa, no. Tutti e tre. E soprattutto, anche se questo CD poi uscirà in Italia, in realtà l'edizione italiana non è la stessa cosa, quindi non avrà il bollino con il numero di matricola identico a quello della produzione internazionale. Oppure, oddio, anche se non fosse un'edizione italiana, l'importazione viene fatta dopo, e quindi il bollino avrebbe anche una data, una cosa che è posteriore a quella in cui tu hai ricevuto il CD. Quindi loro hanno sto archivio con dentro sti CD non bollinati, su cui loro ogni tanto, posso dire perché tanto non ho detto qual è la radio, mettono dei bollini così, cioè trovano dei rotolini avanzati da altri, li mettono su così, se viene la SIAE e loro sono bollinati, voglio vedere il tipo della SIAE che va a verificare il numero di matricola e a corrispondere a tutte le... Un'altra cosa, e questo qua i DJ la sanno, cioè quante volte si portano in giro i CD senza le custodie? Non dimmi che, che ti porti dietro le custodie, perché pesano, quindi ci sono i vari case dove tu metti dentro i CD. Quindi io anche lì il mio amico DJ, ma anche altra gente, anche non a quei livelli, dove le custodie manco più sanno dove sono, perché tanto non ha... E anche la radio, che ha un archivio di, si parla di 15.000 dischi, cioè numeri grossi, di cui 5.000 le custodie ci sono, ma sono tutte spostate rispetto a dove dovrebbero essere, no? Quindi i CD li mettono un po' così a caso, e quindi in vista di un controllo SIAE dicono al tipo, toh, guarda, le chiavi dell'archivio sono queste, ci sono i bollini. Perché cosa fai? È un delirio, no? Cioè, non è che non li hai bollinati, ci sono lì, però siamo veramente al di fuori, anche perché poi, di fatto, in radio, lo saprete meglio di me anche lì, cioè una volta che hai preso il CD che ti è arrivato in anteprima dall'estero, cosa fai? Lo piazzi sulla piattaforma online e poi usi il file, non continui a mettere sul CD. Cioè è tutto ormai in digitale, e quindi sta roba qui che bollino ha? E soprattutto che senso ha? Cioè è un CD che viene utilizzato semplicemente per la prima trasformazione, per il primo salvataggio sulla piattaforma, viene taggato come musica rock d'autore con i suoi metadati, entra nell'archivio, va a rotazione sulla base della programmazione musicale e il disco viene messo in uno scaffalone, chissà che fine fa. E una radio deve stare lì a farsi sta menata del bollino. Cioè, questo è il discorso. Su roba che in realtà non si... Di tutto quello che volte il bollino non viene messo nemmeno sulla custodia, ma su un involucro. Sull'involucro di carta, hai ragione. Esatto, così quando tu lo apri automaticamente hai perso il bollino, quindi dovresti prendere lo scotch, rincollartelo... Ma in realtà, se poi vai a leggere le linee guida che compaiono online, così si dice che in realtà il bollino il più possibile dovrebbe essere messo sul supporto. Ci sono CD degli anni 90 dove è serigrafato sul supporto, che però può creare casino. Tu mi insegni sui lettori, se non è ben incollato. No, c'è proprio...